Dammi qualche minuto. Yes. Eccomi qua. Salve ragazzi, qui dal 38 siamo su Phasmophobia e hanno fatto un po' di aggiornamenti anche di server, mo ne parleremo. Sto con il mio amico, ecco qua, sono pronto. No, non sono pronto perché non ho aggiunto niente. A parte che metto tutto così pa, 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 pa. Guarda, è comodissimo. Quel più meno 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 rompeva le scatole. Il mio amico si dovrebbe sentire molto meglio. Bene, io sono pronto. Andiamo. Ok. In pratica giochiamo un po' a Phasmophobia. Hanno fatto gli aggiornamenti, avete visto? EU. Praticamente hanno diviso i server del gioco, da quello là russo, da quello là americano, da quello là magari appunto europeo, quello asiatico, quello giapponese. Puramente giusto, perché se no intasava sempre i server ed era un casino, raga. Era un macello. E laggava. E non era cosa, insomma. Vediamo se hanno fatto delle patch di miglioramento del grafico, estetico, qualcosa così, miglioramento. Devo alzare forse il microfono del mio amico. Intanto, mo che ci colleghiamo, posso fare l'opzione, insomma, credo proprio di sì. Se si carica anche la pagina, magari. Facciamo qualcosa di straordinario, ma meraviglioso. Intanto parleremo di cose purtroppo anche moderne, attuali, della situazione del Covid, eccetera, perché parliamo un po' di queste cose io e lui, quindi possiamo parlare di questi argomenti, ci può scappare, insomma, quindi noi siamo organizzati. Intanto si carica, forse hanno aggiornato qualcosa. Ok, mi senti? Provola. Ora ti sento meglio. Un gioco, ora ti sento meglio. Ok, allora è nel menu che hanno fatto qualcosa. Ah, allora la casa, ok, senso di movimento. Tu sopra, io sotto. Mi sembra che hanno migliorato le texture, lo sai? Dobbiamo scoprire se questo parla pure per tutti o da solo. Che palle. Ah sì, giusto, la famosa aggiornamento che dobbiamo scoprire noi se parla da solo o no. Giusto. Andiamo. Allora, certo, già ho avvisato al pubblico che parleremo involontariamente e ci sta pure di cose che sta succedendo un po' in Italia, giusto per se ci scappa non è un problema. Poi parleremo di fantasmi e cose varie, ovvio. Allora, FM, membro di squadra, ok, sensore di movimento, vabbè, prima pensiamo Le possiamo fare tutte. Possiamo a... fare tutte. Sì. Allora, io sto sotto e tu sopra. Facciamo il più presto possibile. Questo. La Ah, tu chiave. hai scelto professionale, dopo un pezzo che non faccio professionale. Non gioco, faccio professionale, Sì. sei un genio del male. Ah, giusto! Perché era Ah, già. il contatore, il contatore. Ma dove Dovrebbe. sta? Io vado a vedere se sta nel No, non garage. c'è il garage, già ho visto. Non è nel garage, bro. Madonna, mi hai spaventato. Dovrebbe essere qui. Eccola. Va, vado io, va. No, sto accendendo io, sto andando io. Accendi la luce piuttosto. Sto andando. Accendi la C'è la luce. luce. Ecco, questa lasciamola accesa però. Ho Andiamo. spento. Io vado sopra. Sì. Dobbiamo ricordarci che il professionale ha le luci spente qua. Sì, perché partiamo in grande noi, no? Non partiamo con leggerezza. Ovviamente, sennò dov'è lo sci? Non mi ricordo neanche il nome di colui o colei che abbiamo a che fare, quindi mo usciamo e vediamo. Siamo a mettere i sensori. Poi ce li vogliamo. Basta che non è aggressivo, però per il momento non ho sentito niente. Può essere già uno. Si è attivato. Che cacchio?
Allora, aspetta, si sta facendo un po' di bordello, ma è meglio così. Upstairs. No, io non ho visto Ma Upstairs. step. Io ho visto Always e Boys Drew. Oh! La boys bedroom, quindi sta giù. Però dice anche Upstairs. Però io non ho sentito niente in quella stanza. Lo stanzino quello là dietro al salone. Appena entri sulla destra, sta là dentro. Guarda com'è alto. Guarda com'è alto. Sta là, secondo No, non è alto, a me prima non lo è adesso. Boh, non lo so. Qua non lo vedo, forse c'è ancora qualche bug. me. Due, gli altri sono 0-1. Invece lì ha segnato 0-2. Hanno migliorato il sensore sono. Guarda com'è Ah, alto. in questo modo, ok, no, perché non è altissimo, però sì, è 02, ok, Ok, andiamo a vedere là. sì. Situazione mentale, stiamo ancora. Ah, sì, a voglia. Allora, prendi un sensore di movimento. Preso crocifisso e sensore di movimento. Perfetto, io prendo una videocamera. E Porta dopo. il termo, porta il termo. Sì, infatti. Questo me lo tengo un attimo vicino qui con me, dai. Sì. Allora, 12, mo ci sentiamo con la radio, 12, vediamo subito, ci appicciamo un po' la luce qua. Vedi, questi sono dei ragazzi, perché, madonna, ma quanto è, ma è bassissimo sto coso, o siamo noi dei giganti? Vabbè, Massimo ci mozza la testa. Controlla un po' il termometro. Basta, è normale? Però, madonna, se è andato via la luce mi sono caccato. No, non c'è. Io ho paura che sta sopra, Massimo, bro. non ti sento proprio. Io non ti sento proprio quando parli, ti sento disturbatissimo. È stranissimo, stranissimo. Spero che non ha sbattuto o roba simile. Andiamo a vedere su. Hai aperto tu questa porta qui, bro? Sì. Niente. Perché la stanza del bambino, la mia domanda è che e qua ci sono due stanze. 11. No, era un 11, mi è passato qualcosa vicino. 10. 6, è in bagno. È qua, ok. Trovato. Adesso crocifisso e sensore di movimento. Ok, devo prendere la videocamera, bro. Non hai la radio con te? No. Non ti sento. Sento. Allora parlo così, mi senti? Ora sì. Allora, è forse la radio. Ah, no, non mi è migliorata la radio. Se sono troppo vicino a te, la radio non la fa sentire. Può essere, sì. Perché giustamente è inutile tenere la radio se stai a due passi. Può essere. Allora, io mi porto un'altra videocamera. Tu Ok, portati. sì, la rileva. L'ha rilevato, sta là dentro. Ok. Allora, facciamo così. Mi devi portare il coso per comunicare. Però Ok. Ok, è preso. il libro. A posto. Perfetto. Io invece faccio il disgraziato e mi porto un crocifisso extra. Sì, Ok, devo mettere queste telecamere. e tanto tu l'hai messo uno in bagno, no? Il crocifisso. Giusto? Allora, il crocifisso sì, sta già in bagno, sì. Ok, allora lo metto uno nel corridoio.
Aspetta, prima di andare, voglio mettere questo qui. Vado a prendere quell'altro e arrivo. Sto arrivando, ecco. Ho messo solo il libro dentro. Ok. Ma guarda che devo fare. La porta la lasciamo così. Qui. Uno. Perfetto. Io mi chiudo qui dentro. Ok. Dove sei? Sei giovane. Nulla di rilevato. Potrebbe non parlare, però io l'ho lasciato lì dentro. Ok, io spengo qualche luce. Io spengo qualche luce e usciamo un attimo. Sì, tanto le luci sopra sono tutte spente. Sì. Secondo me è un'ombra, perché non reagisce quando siamo noi dentro. Effettivamente è tranquillo. Non sta dando molte rotture di scatole. Io però dopo, prima di rientrare una drogata me la... Sì, io voglio vedere se ci sono anche le orbs. Orbs? Sto sperando. Eccola, è sottile, guarda vicino. È nel cesso, sì, è successo, l'ho visto. Tra il bagno e la cosa, la tappare. Ok, perfetto. Non abbiamo niente, solo orb. E sta cosa già... Madonna, quanto è alto a 5? Sì, io mi trovo. Ok, allora, le orbs ci sono. Però non è. Però non è la stanza dei bambini, c'è bedrooms. Però noi siamo all'abitato nel cesso, nel bagno. Aspetta, fammi vedere una cosa. Perché sotto al bagno ci sta la stanza dei bambini. No? La tavolata? No, sotto il bagno ci sta il garage. Il garage? Quella a fianco è i bambini, quella a fianco, però non ho trovato niente. La stanza a fianco è... Effettivamente strano. No, perché forse ho capito, perché tu il tuo sensore tu l'hai messo molto vicino al muro della stanza dei bambini. Quindi sente, essendo che lo sente tu bene, non ha preso il corridoio, ha preso... La stanza del bambino. Ok, sì. Perché mo lo sto... Perché guarda qua. Se metto la videocamera, guarda dove hai messo il sensore di movimento? Al lato della stanza dei bambini. Sì, ci sta tutto. Ok, mo io vado con appicciata drogati, luce. Drogati e prendiamo. Appicciata luce. Ok. Allora, io mi drogo. Vogliamo fare il giro con le MF e le impronte digitali. Sì, a sto punto andiamo con le impronte digitali. Che io voglio fare. James si chiama. Ok, allora io porto macchina fotografica e mi sono portato sto coso per illuminare. Illumino sto coso qua al muro. Perfetto. Andiamo a vedere. Ecco, non mi ricordavo il tasto, quindi dovevo essere sicuro. Hai fatto il test prima di entrare. Non me ne ricordo, capito? Non gioco da un botto. Qua però appicciamo una luce, però. Ha aperto l'acqua sporca. Finalmente, dopo anni. Io controllo le impronte. Non lascia impronte. Ok, non ci sono niente. Fate vicino alla porta. No, controlliamo bene che le impronte mo sono disgraziate. La torcia, la luce. Controlla. No, non lascia impronte.
Allora, vediamo se risponde all'MF. Hanno migliorato la luce, bro. Sì, molto diverso. Dacci un segno. Dovremmo chiudere qua e la porta. James, dove sei? Dacci un segno. James, dove sei? Due. Dove sei? MF2. Ok, non parla. Non parla. Almeno così segno. È un'ombra comunque. Però. Ma non scrive, non fa niente. Abbiamo MF2, non abbiamo niente. Dove sei? Ok, parla. Usciamo un attimo, bro. Ancora? Ma sa che ce l'ho l'ammazzare. Sì, ho sentito kill, non so perché, ma mi sembra di aver sentito kill, non è una cosa bella. Quindi parla a tutti quanti. Abbiamo quasi tutto, abbiamo. Aspetta, abbiamo le orb. E parla. Ok, vediamo un attimo che cosa può essere. Vediamo cosa può essere. Sì, quando ci regoliamo cosa fa. O poltergeist, o gin, o mesh. È bello. Allora, poltergeist no, perché non fa danni, non fa rumore, non ha fatto niente di strano, tranne ha aperto l'acqua, però. Il gin... Infatti, perché il poltergeist doveva lasciare le impronte. Esatto. Però ho la sensazione che può essere... un gin, non un mare, perché ha acceso la luce in cucina, in bagno. È un gin perché il mare richiede la temperatura di congelamento. E allora è un gin, bro. Guarda pure la sanità mentale. No, droghiamo. Madonna, no, è un gin. Fammi vedere un altro il gin che faceva. Il gin era disgraziato. Allora, livello 5 FM, ok. Si muoverà più velocemente se la vittima è lontana. Però accende le luci, perché solo se accendevi le luci era pericoloso. E infatti spegne il quadrato elettrico e impedirà al gin di utilizzare la sua abilità. Ok, quindi è veloce, allora, in luce. Io direi una cosa. Andiamo là, lo triggeriamo un poco, vediamo se compare, che facciamo pure l'evento paranormale. Ok. Aspetti, sei già drogato? Ok. Drogati però, Sì, sì, sì. Però, bro, dobbiamo tenere luce spenta, perché lui sennò ci attacca. Luce spenta in che senso? La luce nel bagno? Sì. Perché hai visto che lui attiva l'abilità solo se ha le luci accese. Per questo queste luci non le spegne. Molto furbo. Vediamo un po' se non riusciamo a triggerare. C'è la radiolina ancora appicciata. Sì, apre, mi fa. Entra, va là, spegni quella cacchia di radiolina del cavo. James Johnson. Oh, 5. C'ho l'FM5, ce ne potremmo anche andare. Sì. È incazzato nero. Ha fatto l'evento. Mi ha accettato nell'orecchio. Ottimo, come possiamo, l'ho anche chiamato. Possiamo anche andarcene allora. Madonna, è pericolosino. Te l'ho detto subito che era un gin. Te l'ho detto subito che era un gin. Perché il mare non avrebbe acceso la luce dal bagno. E ci siamo trovati benissimo, perché si è comportato poi come doveva comportarsi. Comunque adesso quando li chiami si triggerano in una maniera impressionante, si incazzano proprio malamente. Sì. Ti ha abbassato molto la sanità, infatti, bro. Guarda quanto ti ha abbassato la sanità. E mi ha accettato nell'orecchio quello stronzo.
Vabbè, abbiamo fatto tutto. Allora, è un gin perché abbia pure il valore 5, quindi a posto, gin. Abbiamo soltanto l'acqua sporca, ma chi se ne? Abbiamo fatto un ottimo lavoro, andiamo. Dopo chiamiamo i Ghostbusters. È il caso, direi. Wow, 150. Wow, tutto 10. Benissimo. Perché la fotografia non c'è, giustamente, non avendo fatto la foto al fantasma, non so, ci dava molto di più. Però abbiamo fatto il massimo. Se appariva era meglio. Sì, lo so. Vabbè, tu seleziona, intanto stacco questa registrazione e parto un'altra, intanto.